Il proverbio dice non giudicare un libro dalla sua copertina. Infatti non giudichiamo i libri dalla copertina. Vi parliamo delle copertine però dei dischi che hanno fatto la storia della musica. E in qualche modo, se un disco ha fatto la storia della musica, aveva probabilmente una copertina che ha fatto la storia delle copertine. La copertina di cui parliamo oggi è quella di Velvet Underground Nico, uno dei dischi più importanti della storia del rock, ma anche una delle copertine ovviamente più importanti della storia del rock. Ritraeva infatti una banana al centro di questo fondo bianco, nient'altro che la firma di Andy Warhol che l'aveva pensata. Quindi non c'era il nome della band, non c'era il nome del disco, c'era soltanto questa banana. In realtà era una banana molto particolare, infatti poteva essere tolta, diciamo così, e al di sotto di questa banana c'era una banana nuda, molto rosa. Ovviamente l'allusione sessuale era fortissima, tanto è vero che questo disco usciva con il cellophane sopra e un adesivo sul cellophane che diceva sbucciate piano piano e guardate. Erano molte le allusioni sessuali, era molto difficile ricreare questa copertina, tanto è vero che è stata fatta una macchina apposta e poi ci sono stati un po' di problemi anche legati al copyright, per esempio nella parte posteriore del disco dove veniva ritratto uno dei personaggi, uno dei membri della Factory di Andy Warhol, che poi in realtà non voleva essere lì, voleva che gli fossero pagati i diritti. Quindi questo disco ha avuto diverse vicissitudini quando è uscito ed è diventato una pietra del rock soltanto in un tempo molto più futuro rispetto a quando è uscito. Questo per dirvi che quindi una copertina così importante aveva fatto grande scalpore, nascondeva però un disco veramente molto bello, uno di quei dischi che porto sempre nel mio cuore, uno di quelli che ho ascoltato tantissime volte in tante fasi diverse della mia vita, mi è stato di grande aiuto, mi è stato anche di grande sollievo tante volte, perché la musica è bella, è questo che fa. Un grande disco, una grande copertina, mi piaceva iniziare così questa storia importante di Cover Discovery.